Ciao! Allora, sono appena tornata dal mare, in realtà da un paio d'ore che sono rientrata, comunque non ho disfatto la mia borsa perché volevo fare il tag cosa c'è nella mia borsa mare, visto che comunque non ho dietro la telecamera perché l'ho lasciata su a Torino e quindi niente, avevo a disposizione solo la webcam e non riesco a fare tutto perché non sono riuscita a vedere niente e pensavo insomma di mantenere attivo il canale facendo appunto questo video tag. Allora, questa è la mia borsa ed è una borsa molto capiente di Allan Tucker, fatta poi di tessuto, sotto ha la base che è di pelle bianca, combinato alle tastine e poi ha i manici così con i cordoncini colorati e poi questo giallo qui. C'è molto poco nella mia borsa, io solitamente porto veramente poca roba. Cellulare, eccolo qua. Occhiali da sole. Solitamente io vado a andare con i lenti a contatto, questi sono gli occhiali, come posso vedere. Eccolo qua. Mi piacciono un sacco questi occhiali, li ho comprati l'anno scorso, non so se si trovano ancora. Sono di Blue Marine. Non riuscite a vedere quanto tutti gli Swarovski anche qua nella ghiera intorno sono molto belli. Vediamocelo. Poi, oh vabbè, il telomare e la pochettina con i solari. Questa era una pochettina, questa qui me l'hanno data in omaggio, cosa qui di quando è stata in omaggio con l'acquisto di alcuni prodotti sempre l'anno scorso. Allora, vi faccio vedere i prodotti che sto utilizzando adesso, quindi quelli che mi sto portando dietro in questo periodo, che sono la protezione solare per il viso di Shiseido, che ho l'SPF 10. Mi rendo conto che è relativamente basso, però tenete conto che io sotto applico sempre la mia crema, l'avete vista quella di Clinique, che ha il fattore di protezione 15, quindi comunque questa è una cosa in più. E vabbè, è una semplicissima crema. Così vi lascio leggermente la patina biancastra, però dopo un po' che si assorbe bene non si nota più di tanto. Ovviamente avendo dei filtri chimici all'interno tendo un pochino a tappare la pelle, a dargli quella sensazione di calore, però insomma è molto buona, mi lascia anche la pelle abbastanza idratata. Mi piace come prodotto, ce l'avevo ancora l'anno scorso, è la seconda volta che lo riprendo. Poi ho la protezione per le labbra e non dice quanto è l'SPF, però insomma è abbastanza protettiva, che purtroppo sbianca le labbra, ma se non sbianca non protegge, quindi. E io lo metto per diversi motivi, uno perché ho il contorno delle labbra nero, quindi se non metto la protezione mi diventa ancora più nero, perché è un contorno abbastanza esagerato. E poi anche perché soffro abbastanza di herpes, quindi se ci deve stare assenza, insomma, questi sbalzi di temperatura, comunque sono soggetta ad avere appunto l'herpes. E poi ho le protezioni per il corpo, ho questa qui, che è un SPF 20, è IPOA, ed è latte di Monoi e diarrea. Allora, questa qui si agita e si vaporizza. In questo modo, vedete, è proprio un latte che poi va spalmato sul corpo, mi ci sto trovando benissimo, per non parlare della profumazione che è spettacolare. E questa qui è di Emanuela Biffoli, farò poi un video a parte, perché mi hanno mandato diverse cose, c'è anche il docusole e due oli per i capelli e corpo che sto utilizzando, quindi appena mi faccio un'idea un po' più precisa vi faccio sapere. E vi farò poi il video, però questo qua già vi posso dire che mi piace perché ha anche una leggera azione di frizzante, perché essendo comunque molto liquido e essendo vaporizzato, quando andate proprio ovviamente a vaporizzare sul corpo, vi dà un attimo quella sensazione di freschezza che a me sinceramente fa piacere. E in più appunto questa fragranza ottima. Quando uno voglia di avere questo odore sulla pelle, comunque sia, a me fa impazzire, però è abbastanza forte, applico invece questo qui, che è il latte spray di Collistar con fattore di protezione 6, anche questo liquido, va vaporizzato, si assorbe subito, non ha particolare
una particolare fragranza, le classiche fragranze delle protezioni solari. E niente, poi dice si può applicare anche sul viso, io preferisco applicare la mia specifica per il viso di Shiseido. E beh, non applico mai sul viso. Poi, sopra le mie protezioni, quando vedo di prendere un po' più di colore, vado ad applicare questo qui, che è l'olio di Clarin, che ha un fattore di protezione 4. Allora, io questo qui ovviamente non lo applico da sola, lo applico sempre sopra le protezioni che ho già messo. E, come ho detto, l'ho già utilizzato abbastanza, perché comunque lo applico anche sui capelli, perché va bene anche come protezione sui capelli. E questo qua mi piace veramente tanto, stimola la bronzatura ma soprattutto protegge bene i capelli, quindi questo ve lo consiglio proprio, non unge, si assorbe facilmente, mi piace veramente tanto. E questo qui di Emanuela Bifoli dice che è resistente all'acqua, io li riapplico sempre, nel senso li applico prima di andare al mare, quindi un attimo quando decido di andare al mare diverso. Metto questo e applico tutte le mie protezioni, sul corpo e vado in spiaggia, di modo tale che abbiano quei 10 minuti per essere ben assorbiti e reagire bene e quindi darmi la giusta protezione quando sono comunque sotto il sole. E dopo il bagno, io comunque le riapplico, anche se non faccio il bagno, se passano un paio d'ore comunque riapplico sempre le protezioni, quindi questa è una cosa che vi consiglio di fare sempre. E niente, ovviamente le mie protezioni sono abbastanza basse, me ne rendo conto, io mi ci sono sempre trovata bene, non mi sono mai scottata, comunque la pelle è protetta e va bene così, poi io sono abbastanza scura, se avessi un po' più chiara di carnagione ovviamente ho aumentato un attimo le dosi. Io volevo far vedere un'altra cosa, adesso non ce l'ho dietro perché c'è una beauty di là, però avete presente il top 8 di Essence, ne parlano tutti in maniera strabiliante. L'effetto gel fa durare lo smalto 10-15 giorni e non curiosità lo preso ho tolto la ricostruzione perché d'estate preferisco lasciare le unghie libere di modo che prendano un pochino aria mi sono messo lo smalto e quindi appunto ho comprato questo prodotto, parliamone, cioè ho messo lo smalto ieri, poi adesso non riuscite a vedere niente, comunque è tutto mangiato, guardate, è già saltato via tutto. Guardate. Io non riesco a capire, cioè è il mio che è difettoso o succede anche a voi? Perché io l'ho sentito parlare veramente bene, anche da Giorgia April, insomma da diverse persone qui sul tubo, quindi boh, fatemi sapere voi. Comunque questa era la mia borsa. Se vi fa piacere mettete un video di risposta qua sotto oppure lasciate un commento per farmi sapere cosa vi portate voi dietro e niente, al prossimo video. Ciao!